Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato qui, Angela, Aice, tutti. E allora, io vi devo parlare di... guardalo sotto... Ok, di genome editing. Quindi è, completiamo, penso oggi, dopo aver sentito ieri, di terapie sostitutive e non sostitutive, anticorpi di tutti i generi tipi e tipi e, e inibitori degli inibitori. Adesso uh, gene therapy, quindi mettiamo dentro un gene normale in una cellula che ha il gene difettivo. Adesso cerchiamo anche di... Modificarlo se riusciamo, facendo un esercizio da scrivani. Ecco qui. Allora, quindi l'overview l'avete vista qui. Possiamo agire sulla cascata coagulativa o potenziando il fattore, o allungandone le o bypassandolo col sevenei, Sto facendo un secondo solo, tanto ormai sapete meglio di me. Oppure potete inibire gli inibitori. E tutto questo per quanto lo si venda bene, in ogni caso è un effetto transiente, è inutile girarci attorno. Che lo facciate sottocute, lo facciate endovena, che lo facciate alfla, uh, extended half-life o quant'altro, di fatto. Ogni volta che voi trattate il paziente gli ricordate che è un paziente. Se noi fossimo capaci invece di avere una cura come la terapia genica, ma adesso pensiamo ad alternative, di farlo una volta solo nella vita, probabilmente dopo il paziente si dimentica di esserlo stato. E quindi eh, andiamo alle origini. Tutto ieri ci siamo scervellati sulla cascata coagulativa da biochimici, adesso andiamo a fare i genetisti e andiamo a intervenire sul gene. Eh, abbiamo visto la versione della terapia genica, la versione degli evi più avanti, oppure utilizzare eventuali lentivirali come Antonia ci diceva prima. E c'è tutta una branca che non abbiamo toccato, magari al prossimo AICE ci si può entrare, che c'è tutta l'altra branca che riguarda le cellule staminali, e la terapia ex vivo, che è mostrata lì sulla destra, in cui si prendono le cellule del paziente, le si trasporta fuori, le si modifica attraverso vari sistemi, non esclusi i vettori lentivirali, e poi si rinfondono. E ci sono degli belli esperimenti che dimostrano come può essere efficace al mento, almeno nei modelli animali. Ma possiamo fare di meglio, dobbiamo fare di meglio per i nostri pazienti, e, e quindi. Eh, quello di cui volevo parlarvi è di come noi siamo capaci di scrivere, riscrivere, copiare, copiare, non buttare dentro, copiare dentro al nostro genoma che è diverso, eh, copiare eh, un'informazione da noi desiderata, per esempio correggere oppure ricopiare una copia del gene normale laddove c'è eh, la cellula difettiva. La scienza di base è quella che ci guida, è inutile, si finanzia sempre la, la ricerca applicata dimenticandoci che i, i fondamenta sono nella microbiologia, i vettori virali, sono nella biologia molecolare, la cellula come si duplica, la ricombinazione di cui parlo adesso. È da lì che ci sono i pilastri per l'ingegneria genetica e qualsiasi terapia e ce ne si dimentica sempre ovviamente, si cerca sempre di finanziare chi è vicino alla cura, non dimenticando che finanziando l'altro forse una cura migliore potrebbe essere trovata. E quindi impariamo dalla ricombinazione omologa, che sembra un termine tanto difficile, ma è semplice nella, nella visione generale. Allora, eccolo lì, lì vi mostra come viene riparato il DNA eh, quando c'è una rottura della doppia catena del DNA, quello che si chiama double strand break. E per esempio, quando ci sono le radiazioni ionizzanti, si spacca la doppia catena. E viene lanciato il my day, my day, e c'è un problema. Perché non possiamo permetterci i cromosomi tagliati a metà. E, e l'altra cosa è quello che capita in meiosi, durante la formazione dei gameti. Meraviglioso! Tutti sanno che i cromosomi ricombinano. Ma come ricombinano? E chi è che innesca la ricombinazione? Meraviglia delle meraviglie. Il meccanismo di riparazione della rottura della doppia catena, evento drammatico, quanto di peggio possa capitare al nostro DNA. Accomuna un fenomeno meraviglioso che dà la variabilità genetica, la meiosi. In entrambi i casi, il trigger, l'innesco, è dato da una rottura della doppia elica come strato lì. In each case, chi fa il problema è la rottura della doppia elica, accidentale nel danno fisico, la radiazione ionizzanti, voluto un enzima, SPO11 per i tecnici, che taglia. Il cromosoma per innescare la ricombinazione omologa. Ma come avviene questa? Perché è bellissima. E avviene con questo schemino, vedete, ci sono due cromosomi, e la pongo questo, e sopra, sopra un raggio X, idealmente fa una rottura della doppia catena. Vedete? Manca l'informazione, ma sotto c'è il cromosoma omologo, contiene l'informazione più o meno simile. E quindi cosa capita? Che quello sopra rotto dice, ma perché non vado a prendere l'informazione di quello sotto? Ce l'ha! E quindi lo invado. Lo invado, mi allineo. È un enzima meraviglioso che si chiama DNA polimerasi. È su YouTube, potete copiarlo anche voi. E... <ride> Copia sull'altro strand uh, l'informazione. Vedete, i cromosomi si separano e quello sopra viene riparato. Ovviamente, mi fermo al video, per favore, perché dopo c'è il thank you di altri che non c'entrano niente. Grazie ovviamente, eh, pazienza, eh, ovviamente eh, è andato a copiare l'informazione dall'altra parte. Poteva esserci qualche variazione nucleotidica, perché sappiamo che i cromosomi hanno gli alleli, come Mendel ci ha insegnato, ma insomma di fatto va a copiare dall'altra parte. C'è un problema però nell'emofilia. Nell'emofilia il maschio ha un gene X, ahimè, anche se io guido, e adesso vi dico come, un taglio della doppia catena nel cromosoma X dall'altra parte, l'altro dall X non c'è. Anche se, onestamente, se ci fosse quello sano sarebbe portatore a chi se ne frega, quindi c'è un problema. C'è un problema. E, e quindi, è? questo è il razionale del genome editing. Se io fossi capace, e sono capace, di tagliare in maniera mirata nel punto in cui c'è il gene difettivo, e fossi capace, e sono capace, siete capaci, siamo capaci, di mettere una copia un pezzettino, non c'è bisogno di mettere una copia intera perché fare tanto un pezzettino, del tratto da cui copiare non sto inserendo, eh, sto copiando la differenza sottile col, la, col virus che si integra fosse capace di copiare lì l'informazione corretta, io lo sanno, e fine della partita, per sempre sto buttando nel genoma delle modifiche deve cervellarsi, è piso male, non si trasmette, è lì, basta, fine se lui si duplica per sempre sarà così e dopo vi farò la comparata con la terapia genica con gli adeno associati tanto in voga ecco qua questo è quello che capita e lo sfruttiamo ve lo sfrutto adesso in alcuni passaggi salienti quello che capita quando viene tagliata la doppia catena del dna ci sono vari eventi alcuni sfortunati quello di sinistra nel caso di sfortuna più sfortuna delle sfortune nel nostro genoma se viene un taglio della doppia catena quello che capita è lascio i cromosomi spezzati no, riesco a fare la ricombinazione omologa è poco efficiente quello che si chiama non homologous end joining unisco i due cromosomi rotti capiti quel che capiti whatever it takes direbbe Draghi meglio due cromo un cromosoma unito con in mezzo dei difetti genetici, speriamo che sia in qualche introne sfortunato, piuttosto che lasciare un cromosoma rotto, oppure altri due eventi quello di destra è, avviene, quello in mezzo, quel che è la ricombinazione omologa. ok? Che io posso sfruttare come? Dipende da dove viene quella ricombinazione. Se io faccio la ricombinazione esattamente nel gene difettivo, io lo correggo. Se la faccio lì vicino, io inserisco quel che mi pare. Capite la sottigliezza? Lo faccio esattamente nel punto dell'emozione? Correggo. Ricopio la sequenza. Lo faccio un po' lontano, ho un'altra parte zero, ma io inserisco e adesso vi mostro il porto sicuro in cui inserire le proteine da secernere. Ci servono delle forbici la ricerca di base. E da chi mutuiamo le forbici? Inutile cervellarsi tanto. Studiando i batteri, questi hanno preso il Nobel, tanto, tanto giusto per fare un giochino intelligente. e Queste due scienziate hanno preso il Nobel studiando. Come? Sentite com'è meraviglioso? Adesso sforerò di due minuti ma non preoccupatevi. Eh, no, no, ne ho ne ho. Eh, leggete sotto CRISPR, CRISPR Cas 9, che è molto in voga, è stato su tutti i giornali, adesso è nel, sulla bocca di tutti, tutti lo usano eh, ed è un sistema meraviglioso. Ma non arriva da, 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 da esseri evoluti straordinari, forse anche meglio di noi. ma È l'immunità adattativa dei batteri. Come il batterio riesce a memorizzare un virus, tanto per stare in linea con i tempi, un virus, anche lui poveraccio, ha la sua pandemia, um, un virus che infetti il batterio, lui si ricorda che è stato infettato da quel batteriofago e da lì in poi, se verrà infettato ancora, si ricorda e me lo mangio, se lo taglia, con queste forbici molecolari guidate da un piccolo RNA. Oppure, vedete, a destra, là, non c'ho il pointer, talen, anche questo qui, che cos'è? È un fattore trascrizionale, insomma una proteina che attiva la trascrizione, di un batterio che infetta la pianta. Che me ne frega me della pianta per far terapia genica? Arriva da lì. Non arriva da, 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 da chissà da dove. E vabbè, a sinistra è quello un po' più banale, perché è un fattore trascrizionale eucariotico, questo è il più immediato da comprendere, da manipolare. Ok. Quindi adesso abbiamo tutto in mano. Avete imparato di virus dai colleghi di prima, anche se dopo faccio un passaggio radente che ci sgancia dai virus perché, insomma, mh, è un periodo in cui non vogliamo sentirli. Eh, usiamo le nucleasi specifiche, ve l'ho appena detto, e quindi tagliamo nel punto da noi eh, desiderato, desiderato, e dobbiamo fornire una copia. E dobbiamo accedere alle cellule difettive. E il vettore virale è un meraviglioso cavallo di Troia, addirittura con tropismo, e ci hanno mostrato prima lei e Avi, che ci veicola il pezzettino da cui copiare eh, dopo il taglio. Questo è il razionale della terapia genica e questo è uno dei primi esempi eh, in vivo, nel topo, eh, in cui si fa eh, gene editing eh, sul... Emofilia B, sul gene del fattore nono. E questo, sempre Katrinai, uno dei guru della cura dell'emofilia B, vedete cosa fa? Faccio un taglio dove? Faccio un taglio in una, nella regione iniziale del fattore nono, in un introne, così se taglio... Sapete, gli introni sono quelli che sono tra gli tra le sequenze codificanti. In genere tollerano lì in mezzo, se fate qualche cambio. Nella maggior parte dei casi non capita niente. Taglio dentro l'introne, e lì in mezzo, siccome è nella seconda parte del gene che sono la maggior parte delle mutazioni, il 95%, Catrinai dice, bene, io taglio prima, e così se lì dentro metto la sequenza codificante normale, io correggo tutte le mutazioni che verranno dopo. Taglio con una forbice molecolare che è lo zinc finger, e poi con un AIV metto dentro da cui copiare. Lasciate perdere questo qui, eh, vi mostro. Ecco, questo esperimento viene fatto nei topi neonati, laddove prima la professoressa Pollenzi ci diceva: occhio, se usate l'AEV nei neonati, il fegato prolifererà e per, per il semplice fatto che questo virus non si integra oppure con bassa efficienza verrà diluito perché la cellula figlie eh, non riceverà più copia perché non è un virus replicativo. E quindi questi sfidano i topi neonati. Eccolo qua, vedete, dopo eh, genome editing, iniettando. L'AIAV che guida la forbice molecolare, zinc finger, e il donatore, i livelli crescono e nel topo neonato che cresce e gli patociti che crescono, eh, i livelli di fattore non crescono nel tempo e ovviamente ci accorce l'APTT. Eh, e questo ci permette di comparare la terapia genica sostitutiva via IAV con il genome editing nei neonati, perché? Le AIV nei neonati al momento attuale non è percorribile perché si diluisce. E qui è mostrato lo schemino molto didattico che vi mostra come da una cellula quando diventano due le AIV, che rimane non replicativo va in una sola, quando diventano quattro rimane in una sola, quando diventano otto rimane in una sola, quando diventa dieci la terza rimane in una sola, come dire acqua fresca, eh, un effetto omeopatico. Ecco qui il confronto tra EAV, gene therapy e genome genomediting nei neonati. Come vedete a sinistra, e per mimare questo, cosa fanno? Fanno una parziale epatectomia. Tiro via una parte degli epatociti e faccio in modo che il fegato rigeneri. Se il virus si è integrato, quando si rigenera, verrà mantenuto. Se il virus è ripreso male, quando si rigenera, viene perso tutto. Saluti e baci. A sinistra, vedete, la genitherapia normale con le IEV. Taglio e porto via una parte di fegato, l'espressione droppa giù. Non c'è replicazione. A destra c'è uh, invece. Il sistemino in cui io faccio la parziale epatectomia, ma i livelli di fattore nono rimangono costanti nel tempo. Lo stesso giochino è stato fatto negli adulti, giusto per sfidare i due, i due eh, fenotipi. E qui viene il bello, e qui è la... veramente essere smart, e dice: ma perché andare a mettere una copia del gene, tipo il fattore nono o il fattore ottavo? O qualsiasi proteina secreta, perché questo ha un valore più ampio. Nel gene normale, nel, nel posto in cui c'è il gene fisiologico. Nel caso del fattore ottavo, per esempio, sappiamo che il fattore fisiologico eh, ha una espressione molto blanda. Il fattore ottavo ha livelli molto bassi, ha un promotore debolissimo. Perché sfruttare un promotore debolissimo? Eh, se posso far di meglio? E qual è allora il gene? Uno dei geni più espressi a livello epaticitario. La proteina più abbondante insieme all'immunoglobulina è l'albumina. Meraviglia! Se io sfrutto l'albumina, che non a caso è anche secreta, e quindi ha una parte iniziale della proteina, con il, si chiama peptide, segnale, quello che fa lo guida per l'intracellular processing e la porta fuori. Se io sfrutto addirittura non solo il promotore dell'albumina, para spara che è una meraviglia. Ma anche la regione iniziale della proteina che guida la proteina fuori, io faccio secernere il mondo. Ok? Basta solo che metta lì il transgene terapeutico. Ed è quello che è stato fatto. Vedete, con il, il, uh, la forbice molecolare Zinc Finger, io taglio uh, il gene dell'albumina a monte, dopo l'esone 1 che è quello che codifica per il pezzi del segnale, e butto lì dentro il mio transgene terapeutico, per esempio il nono, per esempio l'ottavo. Eccolo qui, usando quello che viene chiamato safe harbor, quindi il porto sicuro, che è il promotore e la regione eh, iniziale dell'albumina, io ottengo dei livelli terapeutici molto più elevati. Questo è l'esempio nel topo. È stato fatto per l'emofilia B, eh, è stato fatto per l'emofilia A, ma perché non farlo per altre paratologie per cui si fa la terapia sostitutiva proteica? Io faccio produrre la proteina che mi serve invece di iniettarla e infatti... Eccolo lì, è stato fatto per l'Arler e anche per il Fabri, si potrebbe fare per il Pompe, qualsiasi proteina che io voglio farci accennere la butto dentro in questo porto sicuro, tanto anche se calano un po' i livelli di albumina, non capita niente. Ecco qui il genome editing portato ai clinical trial, questo è il clinical trial di Sangamo eh, fatto con Zinc Finger, eh, sul locus dell'albumina per il fattore nono. I risultati non li so, perché non sono miei. Lo stesso, eh, la stessa strategia la potete fare con quello che adesso è la forbice molecolare più in voga, su cui non mi dilungo troppo, che è quella del CRISPR-Cas9. Scienziati stanno sfruttando, invece di quella forbice di prima, questo sistema molto più flessibile, che si chiama CRISPR-Cas9, che è quella dell'immunità adattativa dei batteri, per fare editing anche loro sull'OCUS dell'albumina e i risultati nei modelli animali sono assolutamente promettenti. Il vantaggio di questo sistema è che è molto facile da disegnare. Anzi, vado indietro, ve lo dico anche subito perché è più facile da disegnare, perché il sistema è sempre lo stesso. L'unica cosa è come guidarlo su una regione del DNA oppure l'altra. E chi guida questa nucleasi meravigliosa che si chiama Cas9. È un piccolo RNA, quindi basta cambiare l'RNA complementare al bersaglio e io guido Cas9 sull'albumina, sul fattore nono, sull'ottavo, sul, sul gene della distrofina o dove vi pare a voi. Ok, e potete fare anche di meglio perché se voi andate a guardare qual è l'effetto di un doppio taglio della doppia elica, sforerò di due minuti, ve l'ho detto, scusate. Um, quello che capita è un evento che si chiama inversione. Se voi tagliate in due punti, un evento possibile è quello che si inverta la cassetta genica. E dice, che me ne frega me di inversire una cassetta genica? Perché devo invertire una cassetta genica? Se non fosse che nel mofilia quasi la metà dei pazienti hanno l'inversione, allora perché non invertire l'inversione? Dico male? C'è l'inversione. Se io taglio ai lati dell'inversione, inverto l'inversione. Leggi, correggo. E infatti questi eh, scienziati hanno invertito l'inversione, hanno fatto modelli al momento attuale l'hanno fatto nei topi, invertono l'inversione e correggono questa mutazione frequente senza buttare dentro una cassetta che è il donatore di, da cui copiare, cosa volete copiare, c'è già tutto lì. Basta semplicemente girarlo dall'altra parte. E arrivo a quello di cui ci occupiamo noi, che altrimenti io so, non si capisce perché sia qui a parlare. Vedete? Tagliare la doppia elica è bello, ma non bellissimo, eh? non è che piaccia tantissimo farmi tagliare il DNA la doppia catena, e infatti c'è tutto il problema dell'off target, eccoci, da adesso inizia il mio ritardo. Mm. Tagliare la doppia catena, eh, se sbaglio, e c'è l'off target, e questo è uno dei grandi problemi di safety di questo sistema, eh, produce quello che vi ho mostrato pri prima, taglio la doppia catena, ma se non c'è un frammento da cui ricombinare a cui copiare... Quello che capita è che vengono unite le estremità e lì in mezzo si producono ehm, dellezioni, piccole inserzioni, insomma si fa deragliare quel gene laddove ho tagliato, il che pone dei problemi di sicurezza. Posso essere più preciso invece di tagliare la doppia catena in maniera così brutale? Ancorché possa permettermi di fare cose meravigliose? La risposta è sì. Imparando da dove? No. Imparo. Dai meccanismi di, muta, di mutagenesi. Qual è uno dei danni più frequenti che capitano nell'unità di tempo dentro le nostre cellule? È il danno idrolitico dell'acqua, dottor Jackie, Mr. Wright. Siamo in un ambiente acquoso e l'acqua ci fa l'idrolisi delle nostre basi azotate e ci converte le basi, questo è il problema. Una delle più frequenti è la citosina che diventa uracile legittimina. Ma se io fossi E si chiama, è una deamminazione questo danno idrolitico. Ma perché io non deammino invece modificando una base in un'altra se mi piace? Ed è questo il trick. Vedete lì? Posso essere più preciso, non ci ho messo il punto di domanda, sono un asino, l'ho fatta stamattina, scusate. Eh, hanno ideato dei sistemini che ci permettono, e si chiama base editing, che ci permettono di veicolare delle deaminasi opportunamente ingegnerizzate e che ci permettono di cambiare una C in una T, una G in una A, e i sistemi più evoluti, su cui non mi dilungo, sono abbastanza articolati, ma ci stiamo occupando di questo, ci permettono di fare virtualmente qualsiasi cambio. A scelta io cambio il nucleotide. Eccolo qua, si chiamano, e la faccio corta, base editing o prime editing, dipende dal sistemino che viene utilizzato. Ebbene, in collaborazione con David Liu... Dell'MIT di Harvard Boston, che è il pioniere, è lui il guru di questo sistema, e la professoressa Follenzi, con cui collaboriamo sull'emofilia A, eh, stiamo sfruttando questo per l'emofilia A. Vi faccio solo due esempi, tanto per capirci: le sulle due, due tipi di mutazioni più frequentemente associate a condizioni nulle. Queste sono le mutazioni non senso, ok? Nulle, tra virgolette, possono avere, ma non stiamo entrando nei dettagli. Ecco qua, vedete. Abbiamo affrontato quella mutazione lì e io posso fare un cambio nucleotidico singolo per convertire quella non senso nella codone che inizialmente era un codone aminocidico. Lo vedete a sinistra, abbiamo sistemato un sistema um, luminescente perché è altamente sensibile e vedete c'è uno screening di vari base editors e quello lì che avevo messo in rosso io ripristina meravigliosamente al 100% la stop che diventa il, la sequenza normale. E un altro esempio sono le mutazioni di splicing in posizione più 1 per i genetisti che studiano. Quelle che sono alla, a, nella giunzione e sono in trone. In cui uno non c'è madonna che tenga, non si riesce a, a correggerlo con i sistemi normali di modulazione dello splicing. E, eccolo lì, base editing, guardate, in alto c'è igual well type, dall'alto in, dall in basso sulla destra, eh, scusate, non il pointer. Um, la mutazione fa exon skipping, non c'è a traccia di corretto ma quando fate il base editing, questi sono due sistemi diversi, voi lo correggete e lo riportate così com'era. Benissimo, eh, abbiamo alternative, e ho finito, abbiamo alternative ai virus, la risposta è spero di sì, e, e quindi abbiamo un progetto europeo sul non viral gene delivery per creare dei, eh, delle navicelle che sono in grado di guidare efficientemente l'acido nucleico, nucleico all'interno delle cellule in maniera specifica, e perché questo è molto vantaggioso. Soprattutto nel genome editing perché io ho paura di mettermi una nucleasi che rimane lì hanging around con il rischio che mi tagli. Prima me la tolgo dai piedi la nucleasi, meglio è, taglio, correggo e vado via anche il base editor. Vado, correggo e mi distruggo. Se io uso un sistema non virale, transiente, io veicolo il mio sistema di, di editing. Correggo e se dopo, giorno dopo, scompare, io sono solo felice. Ok, vedete, abbiamo ormai un esercito di strategie eh, e quindi queste potrebbero dare, eh, io vedo la luce in fondo al tunnel, come diceva qualcun altro, eh, mi scuso perché stamattina ho modificato tutto e ho perso l'ultima slide e quindi con tutto il mio cuore... A parte gli scherzi, ringrazio eh, chi è stata la mia luce, il professor Bernardi, eh, e i miei collaboratori eh, Branchini, che è qui, e Balestra, che è l'altro mio braccio armato, eh, veramente i due alfieri del mio laboratorio, per quello che fanno. Per me, che non ho più il tempo di fare niente. Grazie infinito.